io sono del parere, prima ti vaccini meglio è. Cioè, nel senso, uno è vaccinato, è immune e va. Per le cose che ho sentito, magari mi hanno spaventato un po'. Volevo vedere un pochettino come andava per le altre persone. Ad Olbia, cuore turistico della Sardegna, i più confusi sul vaccino sembrano essere proprio i più giovani. Io ho 24 anni e i colleghi che ho io, nessuno che io sappia se l'è fatto. Cioè, le persone più vicine a me non si sono manco prenotati il vaccino. Spavento, paura, altri mi dicono vabbè, sono giovane, non mi fa niente. Io, le persone che ho sentito in questo periodo, molte mi parlano appunto dell'Inghilterra, che vedi, in Inghilterra l'hanno fatto, ma la situazione è sempre la stessa. Quindi uno alla fine smette di crederci anche un po'. Questa invece è San Teodoro. La chiamano la Rimini della Sardegna, uno dei paesi più affollati nelle estati della costa orientale. L'ho prenotato il vaccino, l'ho prenotato. Ho saltato perché sono dovuta partire prima per venire qua, sì. Per vacanza? Sì. Il vaccino, la seconda dose mi hanno dato che ero in ferie programmate da all'incirca 6 mesi, siccome lavoro tutto l'anno, e quindi non ho fatto altro che chiamare il numero verde, farmelo posticipare di 3 giorni, perché comunque io non mi voglio neanche privare di uscire, non voglio privarmi di fare qualsiasi cosa, ok? Io sono preoccupata di sta cosa, nel senso che magari tanta gente preferisce farsi tipo le vacanze senza vaccinarsi. E secondo me se facevano il Green Pass fin da subito e magari i contagi non aumentavano? La seconda non la potevo fare, che partivo poi, Calabria. Per vacanze? Sì. Quindi tu non rinunci alle tue vacanze? Diciamo. No, direi di no. Glielo dite voi al mio datore di lavoro di farmi cambiare il periodo di ferie, siccome siamo in 2 in un ufficio a gestire un'azienda di 8 dipendenti. Non potevo fare altrimenti. O non andavo in ferie, però le ferie, siccome c'ho una settimana all'anno, cioè 2, non me ne volevo privare. Father's home.